Voilà, eccoci qua tornati, amici di Bigal Musica e Easy Harp. Oggi siamo qui per darvi un piccolo suggerimento, uno dei nostri tip su un pezzo veramente importante e intramontabile, non solo dell'armonica bocca, ma della musica in generale. Stiamo parlando di Mr. Little Walter e Vai, stiamo vai. parlando di Duke. Allora, Duke, chiunque di voi si sia avvicinato o quando si avvicinò tempo fa all'armonica ha sentito parlare e ha sentito Duke. Perché? Perché Duke è un pezzo che oltre ad essere bellissimo ha gettato le basi di quella che è l'approccio moderno all'armonica bocca. È un pezzo blues di un certo tipo, con già un certo portamento, un certo andamento. E l'importante è che venga affrontato nel modo giusto. Troverete su YouTube e quant'altro vari tutorial di questa canzone per armonica e per altri strumenti. Ecco, adesso il buon Paolo De Montis ci ha messo il pezzo di cui stiamo parlando. Roba Roba buona! seria qua, ragazzi. Il grande Little Walter, il grande Little Walter, diciamo, si potrebbe definire, passatemi, come dire, la castroneria, ma il Jimi Hendrix dell'armonica, nel senso che stiamo parlando di un personaggio che ha davvero stravolto il mondo dell'armonica bocca. Ha preso quello che prima era uno strumento che veniva utilizzato solo in certi ambiti e limitatamente a certe situazioni, l'ha reso universale e ha creato un grande popò di cose. Duke, allora, Duke è il Ciao, buon ciao a Paolo De tutti. Montis. Come dicevo, Duke è un must Ma sì, tra l'altro mi risulta che sia l'unico strumentale è un brano solista per armonica, Voilà. l'unico strumentale con armonica che è rimasto in hit parade negli Stati Uniti per tanto tempo, Beh, è un pezzo davvero no? eccezionale. È un Ed pezzo è un pezzo eccezionale. che quando io ho iniziato a suonare l'armonica sicuramente guardavo con molto rispetto. Eh beh, E ma tuttora continuo a guardare con è molto rispetto. chiunque No, perché quando approccia ti questo approcci. pezzo. Esatto. È uno. Tutti. Se vuoi. Parliamoci pratici. Se vuoi suonare il blues con l'armonica, se ti interessa il ciclo blues, non puoi non approcciarti a questo Duke, tipo di modo di di approccio suonare all'armonica. l'armonica. Cioè, tra l'altro, mi è capitato negli Stati Uniti quando quest'estate sono stato a giugno a Chicago, bellissima E esperienza. voilà, abbiamo Ah, anche sì, la dedicata maglietta a ciò che stiamo sì, dicendo. Buddy Guy Legends. Non ero al Buddy Guy Legends, ma ero al Kings of Mine. Ho conosciuto il figlio di Carey Bell, Steve Bell, un personaggio molto interessante, una specie di disadattato sociale, ma comunque suona benissimo, come il padre, fa gli stessi trucchetti. Allora lui mi fa: "Ah, tu suoni anche l'armonica, dai, fammi sentire." Faccio: "Ma dai, no. Dai, fammi sentire, non ci credo che suoni l'armonica." Allora, nell'altra sala stava suonando una band. E ho cercato un'armonica che fosse intonata con quella canzone e ho cominciato a improvvisare qualcosa. Lui fa: "Ah, no, non va bene, troppe cose, stai facendo troppe cose. Fammi sentire Juke." Subito mi ha detto: "Fammi sentire Juke, sai suonare Juke il tuo coso?" E io ho cominciato. Pigliato un pezzo e fa: "All right, man, Mo ci all right." siamo. Per la serie, se non sai suonare Juke, ma perché è un pezzo comunque caratteristico e non è facile Juke, e ha la caratteristica di essere un pezzo con uno swing molto particolare, no? Sì, anche perché Little Walter e coloro con cui suonava Little Walter avevano il dono divino di tanti musicisti molto bravi di avere questo swing innato e non solo, ma anche la possibilità di lavorare in tranquillità e in scioltezza su degli approcci un po' dispari alla musica, no? Parliamo di ogni versione di Juke, ce ne sono più di una in realtà, è quasi suonata in modo diverso, nel senso che ogni volta veniva fatta con l'intenzione del momento. Questa è una figata, perché poi anche l'essenza dell'improvvisazione del blues, rimanendo legati anche a un tema fisso come quello di Juke, che è ben codificato, ci si può muovere sopra sotto e fare delle belle cose. Allora,
Juke, innanzitutto è un pezzo in seconda posizione, no? Questo è in seconda posizione. Cioè, si può suonare, però diciamo viene approcciato in seconda posizione. A seconda delle registrazioni della tonalità incerta, comunque utilizziamo un'armonica di La. Ok. In seconda posizione, possiamo suonarlo in Mi in seconda posizione, perché poi quello che trovate su YouTube spesso ha delle tonalità un po' alterate da vari fattori di... fattori vari ed eventuali. Ecco, comunque noi prendiamo per esempio, va benissimo un'armonica in La. In questo caso stiamo usando, vabbè, noi sappiamo che siamo innamorati delle ci facciamo mancare niente. Ci facciamo mancare niente. Qua addirittura abbiamo una 1847 Nobel in La. Suonata in seconda posizione, quindi in tonalità di Mi. Esatto. Allora, tra l'altro Junk, in questo caso noi vi proponiamo il riff iniziale che viene ripetuto un tot di volte. Sì, il tema principale del brano. Sì. Poi è interessante anche studiare tutto il brano, tutti i giri, perché ogni giro è una rivelazione. Mostra tanto. Mm-hmm. Allora. Proviamo a vedere. In realtà è molto semplice. Le note che compongono il riff di Juke, allora, sono tendenzialmente esattamente le note in sequenza di una scala pentatonica maggiore in seconda posizione. Ok. Perché se noi studiamo una scala pentatonica maggiore in seconda posizione, sicuramente su Easy Harp vi viene spiegato in una lezione dedicata, ma vi faccio vedere nell'ottava di riferimento della seconda posizione, noi suoneremo in sequenza un 2 aspirato, un 3 aspirato piegato di un tono, un 3 aspirato normale, un 4 aspirato, un 5 soffiato e un 6 soffiato. Questa è la sequenza delle note. E questa è una scala pentatonica maggiore in seconda posizione. Semplicissimo. Allora, come facciamo a trasformare questa scala in un riff? Allora, dobbiamo sistemare queste note in una sequenza temporale. E qua ci spieghiamo il perché di tutti i disegnini che abbiamo fatto su questa tablatura. Allora, quando il 6 soffiato, per esempio, è l'inizio della prima battuta di Juke, no? Il pezzo inizia prima, quando noi facciamo 1, 2, 3, quando siamo arrivati al 6 soffiato, in realtà stiamo iniziando in quel momento, gli altri musicisti stanno attaccano lì, batterie basso per intenderci, attaccano lì, quindi quello è il primo battere della battuta effettiva. Adesso passatemi il battere battuta, ma è proprio così. Batti lei, suoto! Batti lei, che fai? Mi dà del tu? No, batti lei! Allora, quindi, prima cosa, bisogna inquadrare un attimino la divisione del tempo. Dopodiché, come sistemiamo queste note? Allora, la prima nota che dobbiamo suonare è un 2 aspirato. Che però, io dico sempre, suona il 2 aspirato, non soffiare nel 3. Perché nel 3 soffiato, in seconda posizione, c'è la morte. Il male. Ma può essere, come in questo caso, che possa tornare comodo soffiare nel 3 anziché aspirare nel 2. Questo perché questo sa significare che non stiamo facendo un movimento sull'armonica, mm-hmm. No? Quindi anziché fare, facciamo, rimaniamo sullo stesso foro. Il risultato è lo stesso. Allora, il 3 piegato di un tono e il 3 aspirato normale sono sottolineati, sono legati. Partiamo dal basso e molliamo il bending. Quindi, siamo sempre sul terzo foro, soffiamo, aspiriamo piegando e molliamo subito. Capito? Poi, cosa dobbiamo fare? Ci muoviamo sul quarto foro aspirando e soffiamo nel quinto. E poi, una volta che siamo nel quinto soffiato, andiamo un pochettino a destra e siamo sul sesto foro soffiato. Due volte.
anche farlo aspirando nel 2. Vedete voi. Come vi è più comodo, sappiamo. Andate a dirmi voi cosa sta facendo Little Walter in quel momento. Probabilmente soffiava nel 3, però... Però, o probabilmente una volta la faccia in un modo, una volta la faccia in un altro. Tanto sappiamo, sappiamo bene che, insomma, due aspirato e tre soffiato sono la stessa cosa. Vedetevela voi con comodità. Se noi... Noi suoniamo in 4 quarti, no? 1, 2, 3, 4. Quindi suoniamo in 4 quarti. Allora, queste 1, 2, 3, queste 4 noticine, in realtà, due è come se fossero la stessa. Sono unite. Una è un'acciaccatura dell'altra. Quindi questi 3 piegato e 3 aspirato è come se fossero un'unica entità. Uh-huh. Il 4 aspirato e il 5 soffiato sono la seconda e la terza nota. Allora, 1, 2, 3, cos'è questa? Questa qua è una terzina, quindi all'interno del quarto quarto della battuta che anticipa l'inizio del brano, noi suoniamo una terzina, ta-ta-ta, no? Questo 2 aspirato, 3 soffiato è una nota di anticipo alla terzina, quindi 1, 2, 3, ta-ta-ta-ta, e poi abbiamo due noticine qua, questo 6 soffiato, ripetuto due volte, questo è un battere non levare, no? Ta-ta. Ta 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 ta. Sembra brutto detto così, però. No, però in effetti è quello che è, perché quando c'è il, diciamo, ci sono i click iniziali, 1, 2, 3, pa pa ra pa pa pa, quindi sul papa lì parte il pezzo, no? È una cosa importante perché evidentemente se voi sbagliate la questione temporale è difficile farlo, perché se ascoltate il pezzo vuol dire vi rendete conto di cosa stiamo dicendo, ma se sbagliate quello, quando attaccano gli altri voi siete in ritardo, di brutto anche, state facendo... bisogna partire insieme. Bisogna partire insieme, bisogna fare le cose come si deve. Quindi, allora, come al solito vi... adesso poi vi spieghiamo anche gli altri numerini sotto e quant'altro, ma come al solito vi chiedo di fare un fermo immagine su quello che vi sto inquadrando e di appunto fermare il fatto che partiamo da un 2 aspirato a un 3 soffiato, come abbiamo visto, dopodiché un 3 aspirato piegato con bending di un tono che si risolve in un 3 aspirato normale, poi un 4 aspirato, un 5 soffiato e poi, come abbiamo visto sul primo movimento del prossimo 4 quarti, della prossima battuta, 2 6 soffiati. Questo è il tema principale di Juke. Dopodiché Juke può essere fatta a note totalmente singole oppure note, tra virgolette, imbastardite dall'utilizzo di ottave piuttosto che di tone blocking. Perché? Sì. Perché spesso per dare un certo swing, proprio lo swing di cui parlavamo prima, si utilizzano queste tecniche, al di là della questione del tempo. Eh sì, innanzitutto c'è questo 6 soffiato, no? È sotto cosa c'è scritto? 3-6. 3-6 tra parentesi. Questa è l'indicazione che io utilizzo per indicare appunto suonare ad ottave. Allora, come si fa? Allora, io posso fare un 6 soffiato oppure posso suonare il 3 soffiato e il 6 soffiato contemporaneamente. Come faccio? Imbocco 4 fori dal 3 al 6, e tappo con la lingua i due fori centrali. È una tecnica molto simile a quella del tone blocking, soltanto che anziché tappare i primi 3 fori, tappo i due centrali, no? E quindi il risultato è che c'è suono ad ottave. In questo caso il risultato è la stessa nota su due ottave differenti. E quindi crea un suono molto più pieno. Crea un corpo maggiore. Piuttosto che... Allora, molto probabilmente Little Walter in questo caso stava utilizzando un'ottava. Poi lì vai a cercare, leggi sui blog, sui forum, come suonava Juke Little Walter. Era l'amplificazione che creava quel suono? Oppure era... Ma vediamo un po' come riusciamo noi. Queste sono le possibilità. Quindi se io suono il riff partendo dal 3 soffiato e piuttosto che il 6 soffiato suono un'ottava, questo è il risultato. Sentite che si avvicina parecchio, no? Poi
In realtà io potrei anche quel 5 soffiato su un anglo ad ottave e magari questo 4 aspirato, visto che dal 3 aspirato mi devo spostare verso un'impostazione, quindi da un'impostazione a nota singola, buco di culo di gallina, vado verso un'impostazione a tone blocking, quindi devo allargare la bocca e devo fare comunque un riff con una sequenza di note abbastanza incalzanti, no? Quindi sono una dietro l'altra, quindi non è che improvvisamente pop, pa, mi si muove. Allora magari posso pensare il 4 aspirato magari lo suono a tone blocking, il 5 soffiato magari diventa già un'ottava suonando contemporaneamente il 5 e il 2 soffiato, la stessa cosa la traspongo verso il 3 e il 6 soffiato. Voilà. Allora in questo modo sentite che è già anche un po' sciolto, sentite no? Già che passando da un'impostazione note singole a un'impostazione con le ottave ha già subito, anche senza la base dietro, perché ovviamente stiamo facendovi sentire Paolo e la sua armonica fine, ha già tutto un altro trasporto, un altro tiro, sì, no? Assolutamente sì. E poi questo riff si ripete. Si ripete. Come facciamo a ripeterlo giusto? Perché dobbiamo sempre stare nelle misure. Allora, è molto semplice. Se non abbiamo capito come suonare questo pezzo, il riff, il primo riff, e l'abbiamo inquadrato nel tempo. One, two, three, ta 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 ta. E questo è il 1, 2, 3, ta 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 ta, e quindi dico 1, 2, 3, ta 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 ta. Continua. Ripete se non sbaglio 8 volte, poi si modifica la melodia. Comunque questo è un modo per suonare, un'indicazione, un consiglio, un tip. Sì, per suonare Juke, che insomma è un pezzo che sicuramente, oltretutto, come diceva anche prima Paolo, questo è il tema principale, la ripetizione iniziale. Andate poi avanti, nel momento in cui entrate un po' nell'universo di Little Walter, andate un po' avanti a studiare anche il resto del pezzo, perché troverete sicuramente delle indicazioni interessanti, perché quel pezzo è pieno di tocchi di classe, risoluzioni, ending, turnaround e quant'altro, che il blues insomma ne ha bisogno ed è fatto di quello, è pieno di soluzioni veramente molto molto stilose, perché insomma, Little Walter non è che stiamo parlando di cacci e pere, ma stiamo parlando di Little Walter, che è uno che insomma aveva due palle cubitali. Allora ragazzi, come vi dicevo, il paparapapapa iniziale l'abbiamo visto, avrete già fatto sicuramente un fermo immagine per segnarvi le note, vi chiedo di rifarvelo. Vi segnalo anche un'altra cosa, tutti i nostri tip spesso si collegano a quelle che sono le nostre attività, quindi insomma Bigal Musica vende armoniche, Easy Harp vende il metodo per imparare a suonare l'armonica. In questo caso Easy Harp ha fatto una cosa in più, nel senso ci sono dei video che Paolo De Montis sta registrando. Sono video o sono audio? Allora, sono i nuovi contenuti didattici che sto per mettere online a pochi giorni, ma veramente cioè a breve ne abbiamo già parlato, forse l'abbiamo già accennato, ma ormai posso testimoniare oggi, che a breve quanti ne abbiamo oggi? 29, 30? 30 settembre 2015. Dai, metà la prossima settimana dovrebbe essere tutto online. Questo è un contratto con gli italiani che il signor Paolo De Montis vi manda a casa. In realtà è tutto pronto, devo chiaramente, ci sono di mezzo webmaster e tutte quelle cose lì. Comunque quello che vi fornirò è una possibilità di studio approfondita all'interno della musica, dell'armonica, attraverso un linguaggio codificato per armonica, ma che vi dia la possibilità di capire come suonare quelle note e dove suonarle. Allora, io le mie tablature, che in questo caso abbiamo semplificato così, perché noi quando ci troviamo prendiamo un pezzo di carta, carta e penne, via! Carta e penne e via, no? Quello che invece vi fornirò sarà una strutturata più o meno in questo modo, più o meno in questo modo. Questa è per esempio una delle tracce che troverete sulla nuova sezione che si intitolerà
tabs, no? Le tabs. E dove trovo le tabs per armonica? Adesso, su tabs. Molto le serio. Tablature per armonica sono una cosa seria. Sono una cosa seria. Tutti voglio suonare un pezzo, un tema, no? Qualsiasi esso sia, di qualsiasi autore, vado su Google, giustamente, cerco Pinco Pallo tabs armonica, troverò delle indicazioni. Io vi posso assicurare che la stessa ricerca la feci anzitempo, probabilmente le questioni si sono aggiornate, ma non è facile trovare delle indicazioni serie, precise. Spesso sono sbagliate, spesso sono... Ma non stiamo a fare i criticoni a caso, sul lavoro degli però, altri, però comunque sono... non è, perché non è facile trascrivere correttamente quello che è, quella che è una melodia, e interpretarla sul modo di applicare le tecniche dell'armonica per ottenere quei suoni. Allora, questa è una ricerca che io feci anzitempo, ma stiamo parlando, sono l'armonica da 25 anni, è una ricerca che feci già almeno 15 anni fa, ma forse parecchio prima. Perché? Perché io ho imparato così, mi sono trascritto i pezzi, siccome non li trovavo fatti, come trovi juke? No, non lo trovo, e quindi cosa fai? Prendi juke e te lo trascrivi. Me lo sono trascritto, che è una faticaccia, perché devi prendere il pezzo, te lo rallenti, una nota per alla volta, cerchi di inquadrarlo nel tempo, cioè cerchi di capire, scopri che juke per esempio ha delle particolarità, la versione originale ha mezze battute in più, così, cioè, eppure tutto funziona, e dici, ma come cazzo che questa è una battuta, un quarto e mezzo in più, così. Bisogna ingegnarsi, non dimentichiamoci che una volta non c'era internet, adesso diciamo, internet c'era magari non sempre corretto, ma siamo una volta, vecchi. Una volta proprio internet non c'era, e quindi il buon De Montis, immaginatevi un De Montis puberale, no? Cioè, all'età, diciamo... con i primi brufoli che suona già la sua armonica, che cazzo, ma Giuca, allora lì fa spartito di Giuca, va da, non so, negozio di musica qua a Merizzi, c'era i tempi, spartito di Giuca, dicono chi? Vabbè, vai da ricordi, c'è Roma, qua a Torino. Gioca? Gioca? Ma quale gioca? Ma cosa dice lei? No, ma vada via chi là, va. Little Walter è morto, insomma, non c'è possibilità di imparare. Quindi, pianino, il nostro buon De Montis si è messo lì e ha tirato giù. E poi nel corso degli anni ha perfezionato tutto quanto. Tutto per arrivare a darvi queste tablature. Sì. La peculiarità di queste tablature, scusa Paolo se ti interrompo, la peculiarità di queste tablature, molto interessante, molto attraente e secondo me anche molto efficace, è che sono... ispirate allo, se non altro in buona parte, perché poi alcune cose diciamo che sono originali di Paolo, sono ispirate allo stile di alcuni armonicisti, diciamo mostri sacri, dei capisaldi dell'armonica. Quindi c'è un magari non c'è la trascrizione letteraria del pezzo in questione, ma c'è lo stile, il suono, lo stile che utilizzava il Little Walter, questo è piuttosto Sonny Terry piuttosto che Sonny Boy Williamson II piuttosto che altri. Questo è molto interessante perché inevitabilmente quando voi vi avvicinate al mondo dell'armonica, al mondo del blues suonato con l'armonica, vi create, cosa che tutti fanno, io per primo, nel mio caso è sempre stato Sonny Terry, dei supereroi dell'armonica, no? Nel senso, cazzo, io voglio studiare questo stile. Ecco, finalmente su Easy Harp si trovano delle tablature che ti indirizzano verso uno stile specifico, quindi non delle frasi a sé stanti che sono comunque utili e sono per carità più che costruttive, ma delle frasi che vanno, delle frasi tra l'altro, insomma, più che frasi, insomma, qua vediamo che c'è diverso materiale anche solo in questo esempio, delle frasi del materiale che ti va a indirizzare verso lo stile di uno piuttosto che un altro armonicista, cosa molto figa perché a tutti noi piace l'idea di poter approfondire appunto lo stile, il modo di suonare di un armonicista piuttosto che di un altro. Sì. No? No? Assolutamente. Qua dico bene! Il mio proposito è di darvi la possibilità di entrare sempre più nel profondo. Quindi troverete 12 brani. Ogni brano composto da almeno due strutture intere a 12 battute. No? In realtà sono dei soli, degli assoli, trascritti per armonica, nota per nota, nel tempo, nella divisione del tempo. Capirete se si tratta di terzine, quartine, levare, battere, vibrati, bend. C'è scritto tutto. Basta interpretare correttamente le tablature avanzate di De Montis. Allora, in questo modo, e chiaramente questo vuol dire studiare,
vuol dire che voi vi troverete del materiale da studio. Non è che prendete, vi scaricate il PDF e improvvisamente vai! No, cioè è una questione che voi dovete mettervi lì, applicazione un po' alla volta, pian pianino, in modo guidato, però costruito, corretto. Allora, imparate a suonare il primo pezzo, imparate a suonare il secondo pezzo. Lo troverete, vi troverete tablature e file audio, quindi sentirete me che vi suono a una velocità molto lenta la tablatura, quindi avrete un riscontro, potrete imitare con un metronomo sotto, tra l'altro, quindi fatto apposta per la didattica. Bene, bene. Ti metti lì, impari a suonare il pezzo nota per nota, impari, cosa impari? Il pezzo, impari dei riff, impari a iniziare un pezzo, impari a chiuderlo, impari a girare all'interno di una struttura con diversi stili. Quindi suonerai un boogie alla Walter Horton piuttosto che uno swing in terza posizione alla Georgia Harmonica Smith, un intro alla Sonny Boy Williamson. E che volete di più? Se... un Uchi Kuchi Man che è un po' taroccato, che però vi però fa capire come fa capire suonarlo che in prima, parlando, in seconda posizione. Se il buon De Montis 22enne avesse avuto a disposizione questo materiale, ne sarebbe stato ben grato. Quindi insomma, una volta non c'erano nemmeno i mezzi per, adesso grazie a Dio, grazie insomma alle tecnologie esistenti, questi mezzi ci sono. Quindi ragazzi, fate un salto su EasyHarp, dov'è? Voilà, qua, www.easyharp.it, fateci assolutamente un salto, cercate queste tablature, ripetiamo un attimo più o meno orientativamente quando usciranno queste tablature. Diciamo inizio prossima settimana, e io lo dico adesso, siamo a 30 settembre, quindi diciamo ottobre, inizio ottobre, e io sarò il 10 ottobre al Blues Made in Italy a Cerea con tutti i cari amici del blues in Italia, e lì promuoverò chiaramente anche questo nuovo inserto di dati. Quindi se passate da Blues Made in Italy, insomma, incontrerete Paolo. Se non ci passate, comunque, come diciamo, grazie a internet, Paolo. EasyHarp Tabs. Esatto, quindi cercate EasyHarp Tabs su EasyHarp, ovviamente a ottobre, aspetteremo ancora qualche giorno, dopodiché saranno disponibili. Che dire, io ho sentito anche di un ragazzo che provava a studiare non su EasyHarp, però a studiare tipo su YouTube con delle armoniche, tipo usava delle slide così, esploso, tipo è uscito sul giornale, è morto, una deflagrazione tremenda. Quindi ragazzi, mi raccomando, bigalmusica.it, easyharp.it, vi vendono le armoniche e vi insegnano a suonare le armoniche. Meglio di questo, poi ci va ancora magari qualcun altro, faccia un terzo sito che vi trova i concerti. E poi siamo proprio apposta, abbiamo fatto la quadra di tutto qua. Sì, mi scrivo subito. Anch'io, tra l'altro, che ce n'è bisogno. Va bene, allora, abbiamo visto Juke, onore e gloria a Little Walter, ovviamente come sempre, il buon maestro Paolo De Montis vi saluta, con anche Coco che fino adesso che si... avrete sentito dei rumori di maiale, perché c'è Coco che c'è il nuovo giocattolo maiale? A maialino, lo sta sbranando. Eccolo qua il maiale che... Ahimè. Vi insegneremo a fare il maialino con l'armonica. Sì, che dal vivo è una figa. Va bene, che dire, ragazzi, EasyHarp, Bigal Musica, al Paolo De Montis vi salutano, ci vediamo la prossima volta per i prossimi tips, e buon autunno, perché l'autunno sta arrivando. Ciao ciao!